Stretta di mano quest'oggi tra il sindaco di Padova Massimo Bitonci e il prefetto Patrizia Impresa. Dopo giorni di attacchi reciproci a distanza, quest'oggi le due autorità si sono incontrate in occasione della cerimonia di commemorazione dell'attentato delle Torri Gemelle a New York. Un'occasione con cui la città di Padova vuole ribadire il suo no alla violenza, all'odio tra i popoli e all'estremismo religioso, rinnovando l'impegno per la pace. Che sia stato un primo passo di riavvicinamento o una stretta di mano di circostanza, lo si saprà solo nei prossimi giorni. Intanto, al termine della cerimonia, il prefetto non ha rilasciato alcuna dichiarazione, al contrario del primo cittadino che ha ribadito il suo no all'accoglienza diffusa. Noi continuiamo invece a dire no. Il fronte dei sindaci no profughi si sta allargando moltissimo, perché da pochi sindaci adesso siamo oltre 30 e noi continueremo la nostra battaglia dicendo che non siamo disponibili nel mettere a disposizione spazi pubblici, case pubbliche, e che l'accoglienza diffusa è un gravissimo errore. Abbiamo visto quello che è successo a Padova in via Anelli qualche anno fa. Qualcuno vuole trasformare tutta l'Italia in una via Anelli. Bisogna fare i respingimenti, continua a dire spendiamo, abbiamo speso miliardi per fare questa accoglienza pelosa che poi costringerà le amministrazioni e il governo a mantenere questa gente per sempre. Invece questi soldi andavano spesi per bloccare le navi che partono invece dalle coste del Nord Africa o aiutare questi paesi a mantenere le persone nel proprio territorio.